Docenti in piazza per tantissime ragioni. Io volevo parlare rispetto alla questione degli idonei al concorso 2023. Fondamentalmente anche con punteggi molto alti si rischia di non rientrare tra i vincitori e non c'è trasparenza rispetto alle graduatorie. Diciamo che non si riesce a riferire qual è la reale posizione in graduatoria degli idonei e questo crea poca trasparenza rispetto allo scorrimento delle graduatorie, anche se è un diritto, diciamo, sapere qual è la posizione reale in questa graduatoria che è un po' fantasma. Poi appunto si crea un problema proprio di trasparenza, ecco, questa secondo me è la cosa più grave. E la cosa più grave è anche che a ridosso di un concorso con tanti idonei si rifà un secondo concorso invece di far scorrere le graduatorie che già di per sé esistono. Quindi ci si chiede quale sia la reale motivazione di questa decisione, se sia semplicemente una decisione burocratica e poco pratica a livello economico. Siamo qui ancora una volta contro i tagli alla scuola, per gli investimenti cospicui nella scuola, contro la svendita dell'inclusione scolastica in Italia, contro i corsi INDIRE che dovrebbero partire tra qualche mese. Siamo mobilitati da molti mesi e siamo qui per parlare anche della saturazione delle graduatorie su ADSS. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e dovrebbe garantire pari dignità sociale a qualsiasi cittadino e questo include riconoscere la professionalità dei docenti, in questo caso docenti specializzati sul sostegno, per garantire l'inclusione dei ragazzi con disabilità. Assistiamo a una politica del governo che non garantisce questo, che sta investendo su degli armamenti e che non sta riconoscendo la professionalità e il merito di docenti specializzati, non è garantita l'equità, non c'è una situazione di equità, non sono state rispettate e trattate allo stesso modo posizioni uguali. Le graduatorie di ADSS sono sature, quest'anno con gli inserimenti a pettine dei titoli esteri, ma non solo, anche delle riserve del servizio civile universale, molti di noi docenti con alti punteggi in graduatoria e alte posizioni in graduatoria siamo rimasti a casa senza lavoro, facendo in modo che anche la continuità didattica sugli alunni che abbiamo seguito negli anni, io sono 4 anni che lavoro sul sostegno, sia stata mancata e quindi gli alunni stanno soffrendo, sono i ragazzi che soffrono di più insieme a noi chiaramente e i genitori che continuano a ricercare le nostre figure e noi non ci siamo e quest'anno siamo anche a casa.